Franco, Berrino, grazie per la tua generosità e la tua ospitalità, innanzitutto. Benvenuto. Grazie. E sono molto curioso, oltre che molto onorato di essere qui, perché ho tante domande e tante questioni riguardanti noi giovani. So che tu di solito parli a un pubblico forse un po' più adulto, perché parli di cose che succedono a loro, no? Sì, effettivamente è così. Io non conosco molti ragazzi della vostra età, della tua età, salvo qualche sfigato che si ammala di cancro, ecco, che incontro, ma non. Per fortuna sono pochi. Per cui anche i miei figli sono già più grandi, Quanti anni hanno i tuoi figli? sono sui 50 anni. Ah, ok, sono più grandi, Per cui no, non so bene, no? Ho l'impressione che siate un pochettino persi in questo mondo strano. E quando io avevo la vostra età, le cose erano molto. C'era una prospettiva, io non ho mai avuto una preoccupazione di dover guadagnare, di dover trovare lavoro. Sono stato fortunato perché i miei mi hanno pagato l'università, sono diventato un medico, ma ho si subito trovato studiava e poi si lavoro, entrava si studiava e si entrava, nel mondo ma del lavoro, avevo sì. l'impressione che fosse un po' così per tutti negli anni, all'inizio degli anni 70, ecco, Certo. non ci fossero queste difficoltà estreme che pare che ci siano oggi. Sì, i millennials richiamano la generazione che va dall'81 al 96 più o meno, che sono cresciuti con tutti gli ideali della generazione precedente, chiaramente, perché i loro genitori hanno vissuto un mondo appunto che aveva queste caratteristiche, con un'immissione nel mondo del lavoro semplice, no? Se Semplice, studiavi, certo. lavoravi, c'era bisogno. E abbiamo adottato e ereditato tutto questo, ma il mondo però che invece ci aspettava, che era stato creato però da questa generazione, necessitava di forza lavoro, ma metteva come prerogativa il profitto e quindi è stato difficile trovare dei posti di lavoro in cui poter far carriera, in cui poter crescere, no? E quindi diciamo che forse se dobbiamo riassumere Certo, il certo, pensiero certo. dei millennial in una frase è lavoro per vivere o vivo per lavorare? E sai, la nostra responsabilità della mia generazione effettivamente è stata anche quella del cambiamento della scuola. Che oggi l'impressione che ho è che la scuola sia una scuola di competitività, una scuola di arrivare prima, una scuola che ti dice dovrai farti valere, no? Non è una scuola di solidarietà. Ma non so, mi ricordo i tempi quando nasceva Forza Italia, c'era questa cosa della scuola delle 3 I, no? Che era l'inglese, internet e impresa. Ah, E ecco. cosa serve il latino? No? Cosa serve il greco? Cosa serve la geografia? Cosa serve la storia? La musica. Cosa serve la musica? E invece probabilmente queste cose servono, e servono per creare una capacità di affrontare i drammi della vita, cioè l'importanza di conoscere i miti dell'umanità, conoscere la letteratura classica. Che significa conoscere l'amore, conoscere la morte, conoscere le relazioni sociali. Nelle divinità greche sono rappresentate tutte le cose importanti della vita, l'aggressività, la potenza, il dramma, l'amore, la gelosia, la violenza. Sono queste cose che o conosci la storia dell'umanità, oppure ti trovi comunque spaesato nei confronti della vita. Penso un po', e non è Sì, che. no, Non voglio no, ma è una cosa che hai predicare detto, niente. è molto interessante il fatto che hai detto la scuola ha puntato molto su creare dei vincitori e in effetti c'è stato, e questo lo scrivono proprio i sociologi anche, c'è stato un dimenticarsi di come affrontare psicologicamente, come riuscire ad aiutare le persone che invece non erano dei vincitori perché magari non riuscivano a studiare tanto quanto.
E questo crea un'ansia da prestazione enorme. Soltanto certo. Nell'elemento scuola, ma se adesso pensiamo che il mondo, noi siamo la generazione più interconnessa nella storia dell'umanità, con i social, con internet, quindi siamo anche in questo senso bombardati dai risultati e successi degli altri, anche nella vita privata, perché se io nel tempo libero passo a scrollare Instagram, a guardare la vita di altri, che magari sono anche i miei punti di riferimento, ma mi sentirò sempre inferiore. Quindi nella scuola, nel lavoro, dove abbiamo detto già che le carriere non sono state tutelate, no? Costruite come un tempo, la generazione dei 1.000 euro al mese viene chiamata la generazione dei millennial, e anche quindi nella vita privata si crea una grande angoscia, una grande confusione, un non capire qual è il senso delle cose. Il come dramma, possiamo aiutarci? Il dramma è che la maggiore produttività intellettuale, creatività, alla tua età è già quasi finita. Azze, allora sono in ritardo. Certo, quindi, se tu pensi i grandi successi della ricerca, Jim Watson, quando ha scoperto la struttura del DNA, non aveva 25 anni. Newton non aveva 25 anni quando ha scoperto la legge della gravitazione universale. E invece noi costringiamo questi ragazzi ad una scuola pedante, ripetitiva, noiosa, che non dà entusiasmo. Io ho avuto un'esperienza terribile con uno dei miei figli, no? Del vedere come non trovava entusiasmo, non trovava un maestro al liceo che gli creasse entusiasmo dentro. E questo è terribile, dovremmo creare una cacciare tutti i professori che non sanno trasmettere entusiasmo e passione. Passione tale per cui sei pronto giovanissimo a dare il meglio di te. Come se servisse un po' una rivoluzione, un nuovo umanesimo, dove il valore veramente dell'umanità invece che quello del successo, che poi è legato all'economia, no? E quindi al profitto. Se l'unico valore è quello, perdi molto, no? So dell'esistenza della Grande Via, che è un programma pensato per delle persone un po' più grandi. No, già sto sbagliando. No, non è stato pensato per le persone, è stato pensato assolutamente per tutti. Ok. Poi di fatto le iniziative che abbiamo preso sono state accolte da persone più grandi, no? Perché nello specifico loro vedevano già i risultati di una vita condotta in maniera un po'... Qualche cosa, si erano già accorti che qualcosa non andava, insomma, esatto. No? E che valeva la pena di... Perché i segnali di allarme noi forse ce li abbiamo un po' tardi, quindi come millennial noi viviamo nell'oggi, nel presente, dove il nostro corpo magari sta accumulando problemi ma non ce li fa vedere subito. In un certo senso è un po' così, sì. Perché la Grande Via, lo scopo della Grande Via è aumentare la consapevolezza delle persone che siamo responsabili del nostro benessere e della nostra salute. E poi si chiama effettivamente, sì, hai ragione, si chiama la Grande Via per la longevità in salute. Ma anche perché pensiamo che la longevità in salute si comincia quando si è giovani, no? Anche se va sempre bene, non è mai troppo tardi, però è bene cominciare presto. E quindi come possiamo noi millennials applicarci a questi insegnamenti? Che cosa ti sentiresti di consigliarci? Di fare subito, perché prima lo si fa meglio è? La cosa su cui credo che bisogna pensare è di riattivare la consapevolezza del senso della vita, dello scopo della vita. Io vedo molti ragazzi, o sento di molti ragazzi, che finiscono la scuola superiore e non sanno che direzione prendere. Che per me è una cosa stranissima, io ho sempre saputo che direzione prendere. No? Io volevo fare l'architetto, no?
E ho studiato, sono scelto il liceo scientifico perché volevo fare l'architetto. Anche io volevo fare l'architetto. Ah, bene. Sì, esatto. Ho anche cominciato l'architettura alla Sapienza e poi... E poi, durante il liceo, ho cominciato a leggere Freud, a leggere Jung, e allora volevo fare lo psicanalista, allora volevo scrivermi in medicina per diventare psichiatra, in modo da avere le solide basi fisiologiche per poter affrontare il cervello in un modo... E poi, facendo medicina, mi sono scoperto delle altre cose, per cui sapevo benissimo che dopo volevo fare l'epidemiologo. Però è possibile che invece volevo studiare il cancro. Però, per cui, se vuoi, tutte le mie scelte sono state cambiate, però c'è sempre stata una scelta, una volontà di fare qualche cosa di ben definito per un obiettivo di... che in qualche modo, anche se non così consapevolmente quando avevo 14 anni, ma era di fare qualcosa di utile per l'umanità, per il bene comune. Ma sicuramente anche, secondo me, andare a soddisfare una propria curiosità personale, no? Perché ma certamente c'è una dose di mistero, allora, che uno penso sia bello riuscire a scovare nella vita. Sollecitiamo questa curiosità. Ma la grande via ci può aiutare in questo? Può darci di sì, perché potrebbe aiutarvi a correre il rischio, a correre il rischio di lasciare un lavoro dove fai le fotocopie, dove fai per cercare delle altre strade, a non sottometterti a questa omogeneizzazione sociale. Potrebbe, forse, però non sono sicuro. E adesso sono curioso di sapere in che modo potrebbe succedere questo switch nel pensiero. Che cosa avviene in questi weekend, in queste settimane in cui si sta insieme? Una giornata tipo è che ci si alza immediatamente prima dell'alba, nel senso di quando compare il sole, perché il sole compare su una collina, quindi... l'alba viene prima, e si va a fare yoga all'alba e si canta la Gayatri. Che non so che cosa sia. Non sai cos'è la Gayatri? No. Vedi come sono ignoranti questi millenni. Così. Quattro lingue, ma non so che cos'è la Gayatri. La Gayatri è un mantra in sanscrito che è una specie di inno al sole, no? È un mantra devozionale. Okay. Mm? Canta Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam, e lo si canta quando sorge il sole. E si fa yoga sul terrazzo al sole, oppure, se il tempo è brutto, in un particolare splendido locale che abbiamo dove fare yoga. E poi si fa una pausa di meditazione, una pausa di liberare la mente concentrandosi sul respiro, con varie tecniche e con vari maestri, anche con vari insegnanti. Poi si fa colazione. Finalmente. E si fa una colazione meravigliosa, con una ricchezza di cose, con una zuppa di miso, con una crema di riso integrale, con la frittata di ceci, con le crostate senza zucchero, con i muffin, con... Ah, quindi anche cose, comincio a sentire dei nomi che conosco, che fino adesso erano tutti dei cibi che a colazione non, di solito non vedevo. Ma sì, perché stranamente è venuta questa cosa che a colazione si deve mangiare della roba dolce. È vero, perché in altri paesi non è così. In altri paesi non è così. Poi, per carità, magari è ancora peggio quello che consumano. Potrebbe essere peggio, sì, però... però sai, ha un senso mangiare uova e pancetta in un posto dove fa molto freddo. Poi mangiarlo tutti i giorni penso che non faccia tanto bene. Esatto, questo. Oppure mangiare i porridge di fiocchi d'avena. Questo lo mangio io. Ah, bene. In un ryokan in Giappone, l'unica volta che sono stato in Giappone,
avevo una colazione bellissima con il pesce, con l'uovo, con il riso. Ma quindi noi facciamo questa attività, la mattina ci svegliamo, e quindi poi facciamo yoga, poi si mangia. Facciamo colazione e poi si va a passeggiare nelle foreste. E poi si va a passeggiare. Camminare nelle foreste è stato molto divertente, l'unico incontro che abbiamo fatto con voi millennial, che questi ragazzi chiacchieravano fra di loro, andavano piano, qui, e dico ragazzi, qua non serve camminare così, datemi una mossa. Non stavano al passo con... Si sono dati una mossa e non riuscivo a stargli dietro. Allora, vendicati. Ed è stato molto faticoso per me mantenere quel ritmo per tutta la salita. E quanto tempo sono stati con voi questi millennial? Sono stati una settimana. Una settimana? E sono curiosissimo di sapere che cosa ne hanno pensato alla fine. Ma effettivamente era stata una cosa un po' strana, perché ci siamo trovati una sera per una meditazione serale e la prima volta che è successo in mausolea sono arrivati con le bottiglie di vino, no? Certo, che non era proprio per una settimana tra amici, come si fa normalmente. Esattamente, come si fa normalmente. Ma noi non abbiamo niente contro il vino moderatamente, contro il vino vero, cioè contro il vino, anzi lo abbiamo anche prodotto, nel senso che questi monaci di Camaldoli ci hanno messo a disposizione questa meravigliosa villa, la mausolea, che è una specie di monastero, che era la loro sede agricola, e ci hanno messo a disposizione tutto fuorché le cantine dove ancora fanno il vino. E quello se lo tengono loro. E quello se lo tengono loro, sì. E però siccome fanno il vino, hanno una vigna biologica, però non certificata, e fanno il vino con questi enologi che gli mettono dentro delle porcherie, gli mettono i solfiti. Dico, ma sentite, avete un vino biologico, non mettete i solfiti. I solfiti fanno male. I solfiti fanno male, certo. E però avevamo paura che il vino non si conservasse, eccetera. Allora, comunque, la botte piccola l'hanno dedicata a fare un vino senza solfiti, a condizione che noi ci impegnassimo a venderne almeno la metà. E con i millennials dietro non è stato un problema, immagino. Non è stato un problema. No? Erano pronti. Ed il vino è venuto buonissimo, effettivamente. Però bisogna andarci piano con il vino, no? Questa no, è la nostra raccomandazione, di andarci piano con il vino. Comunque noi non serviamo il vino a tavola abitualmente. Ma loro hanno, oltre, immagino, insomma, a forse delle abitudini di alimentazione diverse che in questa settimana sono state... Infatti sono stati un po' stupiti. Abbiamo anche sbagliato un po', perché persone nuove che arrivano, no? E trovarsi a mangiare il riso integrale, la zuppa d'orzo, il farro, il miglio, il couscous, eccetera, invece che... Beh, però mi immagino conditi comunque. Ma certo, buoni. Assolutamente, ci mancherebbe, certo, certo. Il gusto fa sempre parte anche, purtroppo, di... Diciamo però che la sera, quando abbiamo fatto la pizza, e la nostra pizza è una pizza che supera qualsiasi concorrenza, e sono stati più contenti. Certo. Sono curioso, li avete sentiti anche dopo un po'? No, alla fine della settimana abbiamo fatto una simpatica condivisione, no? Che loro hanno detto che proprio non si aspettavano, non sapevano cosa aspettarsi, effettivamente, e all'inizio erano piuttosto scioccati, ma poi hanno apprezzato questo aspetto. Sono riusciti a entrare, quindi? Sono riusciti a entrare abbastanza. Io sarei curiosissimo di sapere se sono riusciti a mantenere nella quotidianità delle loro vite questa cosa, perché poi l'obiettivo è quello, riuscire... Ma sai, moltissimi ragazzi fanno attività fisica, no? Sì. Quindi, che è una cosa che è molto importante per mantenersi in salute. Quello che è meno frequente è fare un'attività fisica mentale, un'attività fisica, la meditazione. La religione non esiste più, Dio è chiaramente morto. Per no? La nostra generazione veramente non esiste. Mi associo, proprio, è molto difficile trovare le persone. Cioè
nella storia dell'umanità Dio è sempre esistito, no? In quasi tutte le culture, oggi ma già nella mia Dio stava scomparendo, ecco, non è. E non c'è niente che l'abbia sostituito se non il denaro, se non il successo personale in qualche modo, no? Sì, forse una certa liberazione dei costumi è andata a sostituirsi a quel rigore, quell'etichetta, quella disciplina che la religione imponeva, che può anche essere una cosa bella, però deve essere forse associata anche a una parte più spirituale, più profonda, anche perché mi sembra essere, sì, un po' più perché, superficiale. E qual è il beneficio della meditazione, banalmente parlando? Se dovessimo raccontarlo, io ci ho provato un po', quindi diciamo ne conosco un pochino, ma sono curioso di... Non è che si mediti per stare bene o si mediti per avere qualche... Si medita per meditare. Il culmine della meditazione è la consapevolezza di esistere. No, la società oggi ci porta a una continua distrazione da quello che siamo. Sono proprio panem et circenses, no? Il divertimento organizzato, la distrazione continua, la televisione continua, il telefonino continuo, internet continuo, no? Siamo completamente estranei a noi stessi. Il beneficio della meditazione è quello di renderti conto che stai vivendo. La vita è quella cosa che passa senza che ce ne accorgiamo. Se ti accorgi che stai esistendo, allora ti poni anche delle domande su qual è il senso della tua vita, qual è lo scopo, se hai uno scopo. Noi insegniamo che la memoria è importante, la memoria di ricordarci che cosa siamo venuti a fare sulla Terra. Qual è il nostro scopo? Qual è il nostro scopo? Questa è una bella domanda. E questa è una cosa che è bene chiederci, qual è il nostro scopo. E ci sono i grandi testi spirituali dell'antichità, ci aiutano a rispondere, ad avvicinarci ad una risposta di questa domanda. Mi riferisco al Tao, al Bhagavad Gita, ai Vangeli. E così anche la liberazione sessuale. Io sono veramente... Questo piacerà ai millennial, me lo sento. Io mi sono laureato nel 68, nel 69, nel 69. Ed era un momento molto importante, di grandi rivoluzioni, di grandi cambiamenti. E credo che il fallimento del 68 sia perché non c'era internet, non c'era questa comunicazione internazionale che c'è adesso. Però adesso non ha fallito veramente? Il 68? Sì, è fallito completamente. Non è cambiato, non siamo riusciti a incidere minimamente. Io mi occupavo allora di una rivoluzione nell'insegnamento della medicina, no? Per un'integrazione, per studiare contemporaneamente l'anatomia con la fisiologia e con la patologia, per poter dare un senso, sempre dare un senso a quello che stavi studiando, non studiare mnemonicamente. Oggi la scuola ci dà informazioni, non ci dà senso. E l'università continua a dare informazioni esattamente in un modo completamente dissociato, schizofrenico ancora oggi. Senza magari insegnare a pensare. Senza magari insegnare a pensare. E poi dopo mi sono subito appassionato ad altre, al mio campo medico. E poi mi hanno informato che contemporaneamente c'era stata la rivoluzione sessuale, ma io non me ne ero accorto, capisci? No? Mi sono rimasto effettivamente ero un po' distratto. In un certo senso la bellezza della sessualità, e io la vedo e mi ero appassionato da ragazzo perché avevo seguito tutta la letteratura della Beat Generation di Jack Kerouac, di Ginsberg. Certo. E c'era questo bellissimo libro di Jack Kerouac sui sogni, dove avevo scoperto questo termine Yabium. Yabium è questa figura del saggio seduto nella posizione del loto che ha
la sua donna seduta su di lui, no? E quindi c'è questo rapporto sessuale meraviglioso, che è un rapporto però che non ha come scopo l'orgasmo finale, ha come scopo una immersione nell'energia dell'universo, no? E quindi vedere la sessualità come qualcosa che ti apre, che ti dà una coscienza della tua esistenza e della tua vita. Un qui e ora, mi viene da dire, una presenza nel presente. Una cosa nel qui e ora, no? E che va benissimo finire nell'orgasmo, ma perché questo rientri in un ritmo meraviglioso del cosmo. Perché quello non sia, come dire, il fine ultimo. Non è semplicemente il fine ultimo, certo. L'orgasmo. E allora... Bella questa cosa, cioè, utilizzare comunque la fisicità, no? Ma è come? Perché quello è un momento che, per esempio, noi millennials tutti, chi più chi meno, viviamo, ed è un momento di presenza in cui ci ascoltiamo e ascoltiamo l'altra persona. E in effetti provare a vivere la vita con quel tipo di consapevolezza che appartiene a quel momento intimo, e a quel tipo di sentire attraverso tutte le nostre azioni, probabilmente ci farebbe sentire cose che non vogliamo sentire, che magari il nostro lavoro non ci piace, che quello che stiamo mangiando è buono di gusto, ma però fa male, ci appesantisce, che poi dormiamo male, che la sigaretta che fumiamo, ma perché? Che siamo dipendenti dal tabacco, siamo dipendenti dallo zucchero, siamo dipendenti dal cibo spazzatura, perché il cibo spazzatura dà dipendenza. Tutte queste cose noi dovremmo scoprirle un po' prima che quando arriviamo al punto di avere poi dei sintomi, mi viene da pensare. Non c'è un'educazione alimentare nella scuola, io questa cosa la trovo incredibile. C'è una diseducazione alimentare volontaria, no? Ma è surreale, perché poi lo Stato spende un sacco di soldi per cercare di curare i propri cittadini, che potrebbero benissimo non ammalarsi se avessero avuto un'educazione e fossero coscienti delle scelte che fanno al supermercato. Beh, ma tu sai che le spese sanitarie rientrano nel PIL. Più si spende per la salute, più si spende per i medici, per gli infermieri, per le medicine, più aumenta il PIL. Certo, su questo è un dettaglio non indifferente. Questo è la crescita. Cioè c'è un interesse economico dietro, quindi, la malattia, se vogliamo, non mortale, ma quella che ci tiene ammalati a lungo. Adesso, con tutto il rispetto del lavoro dei medici, degli infermieri, di tutti quanti, no, certamente, però, cioè, oggettivamente, no, nel nostro sistema economico-finanziario, la sanità... Mi ricordo, mi aveva molto colpito... quando avevamo il governo Monti, no? Monti, che era un economista coi fiocchi, diceva: bisogna investire in sanità perché è la più grande azienda nazionale. Ma ti rendi, certo, conto? Ma certo. No? Noi invece vogliamo... Non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. L'obiettivo della Grande Via è di boicottare la sanità. E quindi di boicottare la più grande azienda d'Italia. Boicottare proprio... Faremo fatica. Togliergli l'utenza, capisci? Togliergli la materia prima, togliergli la malattia. Noi guadagneremmo di tante altre cose, mi viene da pensare che potrebbero avere anche un ritorno economico quelle, forse, o forse... Una persona che sta bene consuma meno, persona che sta bene è meno interessante economicamente. È che tutto questo sistema economico sta lavorando per la nostra infelicità. Perché chi è felice non consuma. Nel senso che non hai... sei contento di quello che hai. E questo è un obiettivo. È un obiettivo dei grandi maestri, non è mica un'invenzione mia, è di essere contenti di quello che abbiamo. E poi benissimo avere anche altre cose, non è che non... Ma... Beh, c'è un superfluo che è molto grande comunque. Oggi tutto si è sviluppato per il superfluo. E la Grande Via quindi forse ci... può indirizzare verso questa consapevolezza che ci aiuta a essere contenti. Consapevolezza di che c'è una tale ricchezza dentro di te che non hai bisogno di cercare fuori. E che quindi anche certe scelte che facciamo, se fossero leggermente diverse, avrebbero un feedback molto più forte, ci intossicherebbero meno. Perché poi
il rapporto di dipendenza che hai citato prima è proprio questo. Scelte sbagliate che ci bloccano in un loop, in un circolo vizioso invece che virtuoso. Io ho visto i ragazzi del Friday for Future, sì, che sono più giovani di voi. Non Beh, sono la Generation Z, mischiata alla Generation Y, quindi sono millennial, sei un po' più giovane, sì, però i fratelli. E ho visto una potenza eccezionale, una potenza di fare saltare i modelli economici. Se loro si mettono d'accordo, vogliono proteggere il pianeta? Sappiamo che il consumo di carne rossa è una delle principali cause dell'effetto serra? Benissimo, mettiamoci d'accordo che per un mese non si mangia carne. Ma crollano le borse. Mettiamoci d'accordo che non si consumano le bevande industriali. Le bevande zuccherate, le bevande zero. Tu pensi ancora che l'unione delle persone in questo senso abbia un impatto? Allora, io vedo che riescono a muoversi con un tale entusiasmo che potrebbero avere una potenza meravigliosa di costringere l'impero finanziario a cambiare strada. E che un po' sta succedendo, perché oggettivamente no, l'arrivo del biologico sugli scaffali di tutti i supermercati, poi lasciamo perdere quanto sia attendibile o meno, sarebbe troppo lunga, però comunque questa indica strada, che il mercato risponde. Cioè nel momento in cui il consumatore fa una domanda, il mercato è pronto a dargli quello che vuole, perché il mercato vuole vendere quello che tu vuoi, quindi devi sapere cosa volere. E quindi bisogna dire no, che non compriamo il cibo spazzatura. E però lì per l'industria è difficile, perché tutto il suo successo è il cibo spazzatura, non è che sia... Quindi questo sistema economico che in fondo noi millennials abbiamo, diciamo così, l'ideale del sistema economico che abbiamo ereditato dai nostri genitori, no? Che ci permetteva di avere delle grandi carriere, di riempirci di soldi e che quindi in un certo senso desideravamo, è lo stesso che in realtà ci ha incastrato e ci ha fregato, perché non ha creato in realtà dei posti di lavoro con delle grandi possibilità di carriera, perché oramai la priorità era il profitto, e non solo, il mondo che ha creato è un mondo che è pieno di tranelli, che sono lì per renderci dipendenti e un po' schiavi piuttosto che liberi, contenti e felici. Direi proprio schiavi, sì. Siamo in qualche modo schiavi. Dobbiamo rompere. Anche noi vecchi, mica solo che... No, ma immagino che vale per tutti, certo. E quindi io credo fortemente che un percorso di un weekend, di una settimana, rompendo le proprie abitudini e immergendosi in questo mondo che è la grande via, possa essere una leva per andare... Una cosa che facciamo adesso, e che va molto bene per i giovani proprio, anche perché è un po' avventurosa, diciamo, sono questi stage di vita nella foresta. Che bello! Giorno e notte. Si dorme nella foresta? Si dorme nella foresta. E si mangia che cosa? I vermi, i funghi, no? No. Lì abbiamo previsto che tutti i giorni, per colazione, pranzo, cena, arriva la jeep della Grande Via che porta da mangiare. Ok. Allora ci penso. No, non è un corso di sopravvivenza. Ok, non ok. È un corso di sopravvivenza. È un'esperienza per riuscire, con l'aiuto degli alberi, a entrare in te stesso. L'aiuto degli alberi avviene in tanti modi. Una delle cose più importanti è l'effetto proprio del profumo della foresta, dell'odore della foresta. Sai, la terra è viva. In un centimetro cubo di terra nella foresta ci sono centinaia di milioni di microbi in un centimetro cubo, è una cosa fantastica. Ci sono i vermi, ci sono gli insetti, ci sono le cose, tutte questo lavoro che c'è, questo lavoro biochimico che c'è, produce delle sostanze volatili che noi recepiamo, che ci danno dei messaggi. Sono sostanze molto simili a quelle delle erbe che usiamo in cucina, insomma, della varietà di erbe che usiamo in cucina. E per cui abbiamo un messaggio biochimico, e molto probabilmente, anche se non sono in grado di dimostrarlo io,
abbiamo anche un messaggio elettromagnetico da parte di questi grandi esseri viventi che sono le piante. Sai, le piante comunicano fra di loro con dei messaggi chimici, ma anche con dei messaggi elettromagnetici. C'è un campo attorno ad ogni essere vivente, c'è un certo. campo. E poi c'è l'occasione di vedere l'alba. Quanti millennial vedono l'alba? La vedono, ma sono ubriachi, temo. Quando la vedono. Stanno partendo per un grande viaggio intercontinentale, quindi hanno fatto lo sforzo. Sai, uno dei problemi drammatici dell'ultimo secolo è stata la disponibilità di luce elettrica. E io sono favorevole che ci sia la luce elettrica. Esatto, non siamo così radicali. Però la luce elettrica ha portato al fatto che viviamo di notte. Ma il nostro corpo è progettato per vivere di giorno, per alzarsi all'alba e per andare a letto al tramonto, o poco dopo, insomma. E perché per milioni di anni noi e i nostri antenati siamo vissuti di giorno. E allora in foresta si vivrà di giorno, ci si alza all'alba o un po' prima dell'alba, quando comincia chiarore, e si vedrà il sole sorgere. E si andrà a letto la notte. E quando... si vedrà il sole tramontare, e quando viene buio ci infileremo nel saccapelo e sulle nostre amache. Ma ci sono degli effetti registrabili nel nostro corpo, di benessere, di un beneficio che scientificamente uno può dire, guarda che... Gli effetti sono già stati in realtà dimostrati. Gli effetti sul sistema nervoso autonomo. Si può misurare il cortisolo e si vede che il cortisolo diminuisce. Che è l'ormone dello stress. Che è l'ormone dello stress principale. Deve essere misurato in un determinato istante perché cambia molto nella giornata. E si può misurare la pressione arteriosa, il polso. Si riduce la pressione, si riduce il polso. Si può misurare la variabilità del ritmo cardiaco. Cioè il nostro cuore sembra che pulsi sempre giusto con la stessa, però ha delle piccolissime variazioni che non si vedono d'occhio nudo sull'elettrocardiogramma, ma che si possono registrare. E se ci sono queste variazioni, vuol dire che il tuo organismo è pronto a reagire a qualunque difficoltà che ci sia nell'ambiente. Chi ha una buona variabilità del ritmo cardiaco muore di meno, a parità di età, a parità di tanti altri fattori. Come chi medita. Come chi medita. La meditazione aumenta la variabilità del ritmo cardiaco. Come chi si muove anche. Come chi si muove, certamente. E chi si nutre bene, posso immaginare. È come chi si nutre bene. Motivo per cui la Grande Via sono queste tre... È l'unione di tre, giusto? È il movimento, l'alimentazione... La via del cibo, la via del movimento e la via spirituale. E è importante dormire di notte e stare svegli di giorno. E quindi questo lavoro che vogliamo fare con la foresta è proprio per approfittare di rimetterci in delle condizioni che sono le condizioni, sono tuttora le condizioni naturali dell'uomo. Non sono bastati 100 anni di luce elettrica per cambiare i nostri geni, abbiamo ancora i geni di quelli di prima. Ma certamente, per 100.000 anni eravamo così. E allora questa è una cosa che può darsi che piaccia ai millennial. Ma il cellulare lo possono usare nella foresta? No, assolutamente, niente cellulare allora nella foresta. Allora gli piacerà meno. Però no, giustamente, immagino. Insomma, però nella foresta si sta un giorno, 3 giorni, una settimana, insomma. Che cosa ne pensi di tutta questa tecnologia? Vorrei avere un tuo parere. Allora, è bellissima, no? Perché io io ho cominciato la mia carriera che il lavoro in biblioteca era un lavoro pesantissimo per trovare la letteratura scientifica pertinente. Anche fisico, proprio immaginare, proprio cercare i nomi, adesso, spostare di adesso è una comodità fantastica, no? Di avere tutte le banche dati in cui trovi le cose, no? No, ci mancherebbe. Però io soffro perché mi rende schiavo. Cioè io so che non potrei vivere oggi senza avere il mio telefonino. Non potrei vivere, perché non potrei pagare le bollette, non potrei pagare le tasse, non potrei... ci sono delle cose che... Chiamare e mandare messaggi anche banalmente quando vuoi, perché ormai... Ma sì, però lì potrei farne a meno. Certo, ci sono certe cose... E usare il vecchio telefono, se sì, vuoi. Sì, no? Internet invece, no, no. Questo è... Ma ci sono alcune cose che ti costringono assolutamente. Sei costretto... E poi
le cose sono complicate, non sono semplici. Ho fatto una fatica terribile, sono stato costretto dall'ordine dei medici ad avere una casella postale certificata. Sì, la famosa PEC. La famosa PEC. È stato un incubo riuscire a tenere questa PEC dalla posta, con delle complicazioni esagerate. Non... Ti faccio una promessa, che se mai dovrai fare un'altra PEC o... Mi aiuti. Ti chiamo, anzi mi chiami e io ci sono, va bene? E questo però va bene. Tu mi porti nelle foreste però. Mi porti nelle foreste, va bene, facciamo questo scambio, sì. No, perché... Allora, è chiaramente perché non è la mia, non è la mia mentalità, naturalmente, per me è difficile. Ma infatti questo è, quello, detto, che è un tema interessante, perché... Quindi in un certo senso sei schiavo perché non puoi più vivere senza. E invece noi dobbiamo renderci conto che teoricamente possiamo ancora vivere senza nella foresta. Poi quando saremo più bravi andremo anche a caccia nella foresta e vedremo di cavarcela così. Una cosa per volta, una cosa per volta. La cosa interessante è che a quanto pare la generazione dei millennials è più toccata dallo stress dovuto a questi ritmi della tecnologia, nonostante ci sia nata in mezzo. Mentre lo stesso, la nostra generazione, quella dei miei genitori. Io sono anche stressato perché è difficile, voglio dire. Non sì, è vero, sì, no? Sì, sì, però la visione di una casella di mail piena di mail a cui devi rispondere su mio padre ha un certo effetto che non ha su di me. Io, siccome sono nato in quel ritmo, certo, mi sono associato a un ritmo tecnologico che non è il mio, che è quello della tecnologia, che è troppo veloce banalmente, quindi mi genera ansia vedere che queste cose si accumulano e le voglio portare a termine, mentre mio padre, che era abituato alle lettere normali, è tranquillissimo che dice queste mail sono molto veloci ad arrivare perché basta un clic e arrivano, quindi si accumuleranno e quando avrò il tempo, cioè ha una, come un dire, atteggiamento si è abituato diverso. Effettivamente diverso. Anche me mi sgridano sempre, anche i miei colleghi della Grande Via mi scrivono che non rispondo, che faccio così. Però questo è forse perché è più sano in realtà, perché se siete legati a un ritmo, penso che ho un una cugina più biologico. Che una tecnico. Cugina che è più vecchia di me, che ogni tanto mi scrive una lettera. E sono le uniche lettere che ricevo nella mia... A mano, certamente. È bellissimo ricevere una lettera a mano. Secondo me tornerà di moda a un certo punto, perché stiamo sempre cercando una cosa nuova. Quindi voglio chiederti se... Perché non ho mai avuto una presenza di un nonno nella mia vita, quindi adesso ti farò le domande che avrei fatto a un nonno. E perché mi affascina la vostra età e come ci si sente e beh, io ho poi solo 77 anni. Infatti forse dovevo aspettare ancora una ventina d'anni, però mi azzardo comunque. C'è qualcosa che ti manca, che vuoi realizzare, un'energia che ti metti in moto ancora, che ti tiene... qual è quella scintilla che al mattino ti svegli e fai mille cose, perché le fai poi, quindi so che sei la persona giusta a cui chiedere. Mi sento veramente contento di quello che ho, contento della vita che ho fatto, perfino degli errori fatti nella vita. E cosa vorrei vedere invece? Cosa vorrei vedere prima di morire? La cosa che mi piacerebbe vedere... è che voi ragazzi riusciate a cambiare il mondo nel modo in cui noi non siamo riusciti a cambiarlo. Che riusciate a cambiare il mondo, ma che riusciate a incidere su come vanno le cose nel mondo. Cioè a incidere su questa dittatura della finanza. Bella responsabilità che ci sta lasciando. Però è una terribile eredità che vi abbiamo lasciato, no? Perché la finanza non era così potente quando ero ragazzo come voi. C'era, era già potentissima e ci mancherebbe, però adesso diciamo è troppo più potente dei governi nazionali. E questo serve una rivoluzione... pacifica, certo, immagino. Non sto pensando a una rivoluzione certo. Violenta. Ma c'è un modo anche di proteggerci forse nelle nostre piccole vite di ognuno di noi da questo mostro che incombe, che la sposta cosa i valori morali. La cosa che sarebbe bello è che vi rendeste conto del potere che avete. Forse anche di quanto già abbiamo. Sì,
sì, avete già un potere enorme e allora usate questa tecnologia che vi rende schiavi per farlo funzionare questo potere. Approfittate della tecnologia per... Sto pensando, mentre dici queste cose, che è molto vero, che è molto vero, che non ce ne rendiamo conto. Lo svago e il piacere, il piacere, diciamo, è diventato un po' il senso morale del tutto. Cioè, se una cosa non dà piacere, difficilmente viene intrapresa. Anche io, che nel mio piccolo faccio le mie battaglie sulla sostenibilità, comunque mi dà un piacere perché è una cosa in cui credo fortemente, quindi per carità c'è anche... Il piacere vero da cosa viene? Il piacere vero forse da qualche cosa di costruttivo, di reale, di che porta avanti l'umanità comunque, no? Una via che in un certo senso migliora. Sì, ce n'è tutta un'altra che invece è molto più confusa. E se potessi darmi un consiglio, come non so se hai dei nipotini. Ho un nipotino, sì, ho un nipotino. Che ha quanti anni? Che ha compiuto 7 anni. Ah. E che fa la seconda elementare. Quindi è ancora un po' piccolo, però facciamo finta che... No. È svegliissimo. È già troppo tardi. Perché cosa? Ma perché la nostra mente si forma nei primi anni di vita. I circuiti mentali, le direzioni, sai, il mestiere più bello che io vorrei fare quando rinasco è il maestro elementare. Ma forse dobbiamo reeducare anche le mamme, però. Facciamo una grande via per le mamme che con, incinta con i bambini, che gli diamo facciamo scoprire queste cose. La figura e il papà sai, anche, ovviamente. Anche Wittgenstein ha scelto di fare il maestro alimentare. E perché è così importante riuscire a trasmettere a questi bambini l'amore per la vita vera, trasmettere degli entusiasmi per la conoscenza, trasmettere... Sono i genitori che lo trasmettono, questo. Certamente, però poi... L'ambiente può aiutare. Quando vai a scuola c'è un altro punto di riferimento. E lì devono e oggi leggo un po', io non leggo tanti giornali, ma ogni tanto leggo queste cose dei maestri che sono criticati, che sono con i genitori che parlano male dei maestri. Dico, ma certamente ci saranno dei maestri lazzaroni, ma il maestro è una figura così importante nella vita di un uomo che... A tutte le età, in realtà, e non soltanto, anche la mia età è importante il maestro, però nella formazione di un bambino. E io sono così... Io credo che mio nipotino abbia proprio delle brave maestre, perché è contento, perché le ama, no? C'è questo rapporto d'amore. Però lo aiuto a fare i compiti e mi viene da piangere di fronte a questi libri idioti, no? Ma c'è una letteratura meravigliosa per i bambini, perché gli fai copiare delle cretinate? Ma se facciamo finta che io fossi tuo nipote, e che sono più grande, già ho 20 anni, che consiglio, che cosa mi devi dare? Il consiglio della vita. Ho finito il mio liceo, sto per entrare nel mondo dell'università o del lavoro, insomma, quello che sia. Mi spiace dirtelo, però vai via dall'Italia. Ci sono comunque dei paesi migliori. Da mezzo belga, quindi dovevo scegliere l'altra parte. Io sono nato in Belgio, in realtà, mia madre... Il Belgio è un pochettino meglio. Ma l'Italia è il paese con il clima più bello del mondo. Abbiamo una biodiversità grandissima, anche in termini di cibo. Cioè, siamo molto fortunati rispetto ad altri avevamo paesi. Avevamo una biodiversità meravigliosa, sì. Ma... Vai a conoscere le altre culture. Il consiglio è quello di viaggiare, di uscire fuori e scoprire. E poi magari tornare, ovviamente, condividere con tutti quello che hai imparato. E magari tornare. Sì. Anche se è difficile tornare. Perché il nostro
Ed è sì, io conosco un po' l'ambiente scientifico, ma non è. Certo, gli atti magari sono diversi. È un ragazzo che vuole lavorare nella scienza, oggi gli dico vai via. Beh, purtroppo questo è un. Vai in India a fare la scienza, vai negli Stati Uniti anche naturalmente, ma non è. Perché il nostro paese proprio non ha capito. Non ha capito cosa è importante. È nostra responsabilità allora forse riorganizzare un attimo anche questa linea di, come si dice, di principi, ricreare un ordine delle cose, no? Una scala di valori. Che consiglio darti? Beh, me l'hai già dato, che devo andarmene, quindi non mi resta che fare le valigie, ma io ormai è un po' tardi, no? Comunque l'ho fatto in realtà. L'hai fatto un po'? Sì. Ho viaggiato tanto perché la fortuna di essere nato da un papà italiano e una mamma del Belgio ovviamente cresce già con un aiutato? Punto di vista completamente ti diverso. Aiutato, sì. Quindi io subito a 16 anni sono andato in Canada a studiare l'inglese. E poi che ho questo, prestissimo, questo, questo non volevo più tornare, mia madre è arrabbiatissima. E poi me ne sono andato poi a Roma subito a 18 anni. Pensa che quando avevo 16 anni al liceo c'erano queste borse di studio per gli Stati Uniti e c'era da fare un tema però perché dovevano giudicarti, valutare. Certo. E io il tema sono stato così cretino di parlare della mia passione per la Big Generation, per questa rivoluzione concettuale. Mi hanno bocciato. Eri troppo avanti. Non avevo capito come gira il mondo, capisci? No? Beh, loro in America forse, se erano loro che giudicavano, ti avrebbero scelto, secondo me. Erano loro che giudicavano? Erano gli americani che giudicavano. Ah, gli americani. No, pensavo che per gli italiani fosse una cosa troppo... No, erano gli americani che non volevano avere... Certo, perché il tempo... Un rompicoglioni che mettesse... Certo, che aizzasse, certo. È stato un peccato, mi avrebbe aiutato moltissimo, penso. Frank, io ti ringrazio enormemente, vorrei abbracciarti, ma di questi tempi è proibito. È proibito. Quindi facciamo questa cosa qua. Grazie. Grazie veramente. E grazie a te, è stata simpatica questa chiacchierata. Ti vengo a trovare alla mausolea. Dai, ci vediamo in mausolea. Nei boschi. E poi magari facciamo altre chiacchierate, insomma. Adesso se mi vengono in mente altre curiosità... O se vengono in mente a te, se hai delle domande, io sono sempre disponibile. Beh, tu hai una grande responsabilità, visto che fai l'attore. E per cui sappi, sii cosciente che hai una grande responsabilità. E perché hai la capacità di comunicare, hai la capacità di essere ascoltato. È quello che nel mio piccolo sto cercando di fare il più possibile. Di sensibilizzare sulle cose importanti, bene, insomma. Mi propongo una tazza di tè. Molto volentieri.